Meno 1 e il riferimento scherzoso del presidente Di Meo a fine gara non è solo la temperatura. Il Montesilvano incerottato e decimato, come d'altronde l'ottima rosetana, conquista 3 punti preziosissimi e sotto l'albero, con qualche giorno di anticipo, ha trovato anche il regalo del San Nicolo a Tordino. Ma siamo alla cronaca della gara odierna del Mastrangelo, avvio di gara molto aggressivo dei padroni di casa, al quinto pericolosi con la conclusione defilata di Farias. Merletti chiude in corner, un minuto dopo sono già in vantaggio, tiro da angolo di Tatomir ed inzuccata vincente a centro area di Carafa. Il vantaggio locale non scuota la rosetana, colpita a freddo, fatica a riorganizzarsi, ma quando lo fa, intorno alla mezz'ora, la squadra di Natale sfiora almeno in due occasioni il gol del pari, prima con il misterioso Marini, dimenticato dai difensori neroverdi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova l'insormontabile decisivo ostacolo di un ottimo Pompei. Subito dopo, l'estremo locale si ripete chiudendo su Ferrandina, lanciato a rete. Lo spavento scuote il Montesilvano, che al 45esimo ha un break in velocità Dorante, sponda di Farias e per pochi centimetri Carafa manca la doppietta personale. La ripresa si apre con il Montesilvano alla ricerca del gol della sicurezza, che in pochi minuti non trovano Farias, clamorosamente De Filippis, ben smarcato da Vespa, e lo stesso numero 10, impreciso, con il destro. Così al 19esimo è un episodio a cambiare radicalmente l'inerzia del match, quando Orsini fischia il rigore per questo atterramento di Ferrandina. Il bomber rosetano dal dischetto è implacabile, spiazza Pompei e pareggia 1-1. Il Montesilvano accusa e solo alla mezz'ora rabbiosamente reagisce ed è letale sugli sviluppi di un corner. Errore della difesa, ospite nell'uscire dall'area di rigore, Farias ringrazia e deposita in rete il pallone del sorpasso decisivo 2-1. Generosamente la squadra di Natale ci proverà fino al quarto di recupero. Le emozioni non mancheranno, ma gli resterà solo la buona prestazione dei suoi, non i punti. Il Montesilvano invece sogna. È stata imperdonabile, nel senso che non si può concedere spazio a un attaccante come Farias in piena area di rigore, quindi dovevamo essere più attenti. Un errore certamente, ma la consapevolezza di avere a disposizione una squadra, tra l'altro anche oggi abbastanza rimaneggiata, capace di tener testa al Montesilvano. Sì, questo è stato evidente, anche se loro hanno fraseggiato di più, però noi abbiamo agito bene in contropiede e quindi abbiamo creato dei bei problemi alla squadra avversaria, quindi non sono deluso della squadra assolutamente. Meno uno, la temperatura è fredda, sentiamo freddo, però fortunatamente siamo pure a meno uno dal Teramo e quindi ci godiamo questo bel momento. Per l'anno prossimo a questo punto sarà un duello fino in fondo. Ma noi intanto per l'anno prossimo cerchiamo ancora di raggiungere un obiettivo di mercato importante per dare ancora qualità a questa squadra, che comunque ci sta già dimostrando di essere proprio una grande formazione. E vediamo, un bel campionato. Oggi ha vinto il cuore, la voglia di conquistarli questi 3 punti. Oggi avevamo 7 infortunati, 4 giocatori nuovi in campo che hanno dimostrato subito di essere all'altezza della situazione. Non temiamo nessuno e lotteremo fino all'ultima giornata per vincere.